prima è andata in scena la scorsa domenica con giovani danzatori provenienti da tutto l'Abruzzo, guidati da Erwan Strauss, famoso maestro francese, e altri tre giovani coreografi, tra i quali l'aquilano Jacopo Scotti. L'obiettivo, valorizzare chiaramente i giovani e riuscire a creare una compagnia di danzatori junior con tutti i danzatori abruzzesi o aquilani. Il Festival Visioni in realtà nasce nel 2011 grazie ai fondi Porfers e noi negli anni abbiamo continuato a portarlo avanti. A settembre infatti partirà la quinta edizione di Visioni e quest'anteprima è servita anche a selezionare dei giovanissimi danzatori, anche minorenni, e che spero nei prossimi anni diventino parte della compagnia Gruppo Emotion. L'edizione di settembre sarà la quinta di Visioni. I giovani danzatori, tra l'altro, lavoreranno anche ad uno spettacolo dei cantieri dell'immaginario. Obiettivo: diffondere la danza contemporanea attraverso la formazione. E queste giornate al Gran Parco delle Arti di Monticchio dimostrano che si può fare. Una giornata che, infatti, ha avuto un grande successo, con moltissimi danzatori provenienti, come dicevamo, da tutta la regione. I ragazzi hanno passato la giornata in teatro e hanno avuto, l'opportunità non solo di studiare, ma di seguire anche gli allestimenti degli spettacoli di questi tre giovani coreografi. È logico che da settembre invece i nomi non saranno quelli dei giovani, ma ci saranno nomi importantissimi. Ci sarà un coreografo che arriva dalla Germania, dal Belgio, nomi importanti che poi a settembre vi comunicherò.